Siamo a Torino dove c'è Vincenzo Luciani, che è proprio un esperto di dialetti, quindi ci spiegherà molte cose. Oltretutto lui è membro della giuria del premio nazionale Salva la tua lingua locale, organizzato dalla Proloco d'Italia. Le sono giunti molti testi con tanti dialetti, è così? Sì, arrivano moltissimi testi e naturalmente ricordo che la scadenza è il 15 di settembre per inviare dei testi inediti sia in poesia che in prosa, mentre per le scuole è al 31 di ottobre, perché abbiamo coinvolto anche le scuole, e quindi ormai sono centinaia di lavori che stanno pervenendo in sede. Senta, ma quante declinazioni della nostra lingua, se così possiamo chiamarle, ci sono? Sono praticamente un aspetto prodigioso del nostro paese. C'è chi calcola che siano almeno 10.000 i dialetti italiani, cioè quindi anche superiori al numero dei comuni italiani, perché all'interno di uno stesso comune, prendiamo il comune dell'Aquila, si parlano 17 diversi dialetti o calate di dialetto. Confermo. Diversi. Quindi confermo, praticamente in ogni collina c'è un dialetto particolare. Bruno Vespa, che è in studio qui con noi, conferma. Bruno Vespa, che è esperto di dialetti abruzzesi, naturalmente. Ma se io scendo da Orvieto e vado nella parte, diciamo, suburbana, già c'è una modificazione del modo di parlare. Se vado poi ad alcuni chilometri, Porano, che sta a 10 chilometri, già c'è un'inflessione diversa. Allora, facciamoci a capire, ma è come in questo caso. Famose a capire. Facciamoci a capire. Allora, da una parte abbiamo il siciliano inventato da Camilleri, dall'altra il sardo, che non è un dialetto ma una lingua, di Michele Ammurgia. Quanto tutto questo è in pericolo, professore? Luciani? Ah, è per me. Non avevo capito. No, il dialetto non corre pericolo. Però non l'ho detto in dialetto, eh? Prego? Però non, la domanda non gliel'ho fatta in dialetto, per cui... Per questo non... No, ma non c'è. Parlo anche in italiano, quindi il dialetto. I dialetti non sono mai stati vivi come in questo periodo, quindi va sfatato questo discorso. E come stanno ricicciando, per usare un termine romanesco, i dialetti? Stanno venendo fuori attraverso i social. Abbiamo un'infinità di termini dialettali che stanno ricomparendo, più o meno corretti, magari qualche dialettologo arricerà il naso, però i dialetti stanno rivenendo fuori e con forza. Mai si è scritto tanto in dialetto, perché il dialetto è una lingua parlata essenzialmente. In questa ultima fase i dialetti vengono scritti magari male, in maniera imperfetta, però vengono scritti e quindi tramandati sia per scrittura che in audio e in video. Allora, andiamo a Ponza, l'isola di Ponza, dove Chi? Si incrociano vacanzieri e i loro dialetti. Chi? Noi no, di certo. No. La? Cristina Conforti. Andorno, quelli della troupe, Andorno. Andorno. Romanesco. Andorno. Irono. Credo. Irono. Irono. Usate un po' il dialetto voi? Sì, tra i ragazzi si usa. Per esempio, stai a rosicà. Stai a rosicà, c'è qualcosa che ti dà fastidio? Diciamo che sei un po' invidioso pure. Sì, del tipo che volevi qualcosa ma ti dà fastidio. Non sei riuscito. Er meglio figo del bigonzo, sai che vuol dire? Il miglior tipo del quartiere. Sei in taglio, che vuol dire sei in taglio? Simpatico, sei molto simpatico, divertente. Vengo da Latina ma sono di origine napoletana e quindi... Guappo di cartone, che vuol dire? Il guappo di cartone, diciamo che è una figura di uno smargiasso. Ma la carne è il guappo di cartone. Quindi vuol dire? Un guappo scemo. La Fernia a mare con tutti i pan. Vuol dire una cosa proprio di miseria, cioè tutto a mare e piede questo. E anche questo è un termine che ho usato un guaiato, che è guaiato. Piede Filippo e Panà. Ah, Filippo Panaro è proprio un detto storico. Panà. Da che deriva? Deriva da lui. Lui è Filippo e chi sia Panà. Che vuol dire ti ho detto gotica? Ma che ti ho detto gotica? La gola di paglia.
una mano a Nanzi, una mano. Dare, non si giudica, provo a rendere l'idea, no? Questo significa, per esempio, faticati, fatto tanto in Davide, però comunque non si giudica. Una mano a Nanzi e una dare. Si dice la lingua napoletana, è quella, è la veritiera. Dire, sei legati alle proprie. Alle proprie origini, alla propria città, alle proprie tradizioni, a tutto. È bello usare un po' la propria lingua, sapere l'italiano, ma usare anche un pochino il proprio dialetto. Certo, secondo me sì, perché ti dà un'identità in più, penso. Quindi cos'è? Dà colore alla lingua il nostro dialetto, no? In fondo. Sì. Bisogna... È molto diretto e il concetto è immediato. Espressivo, sì. Allora, una domanda per entrambi. Quanto i dialetti sono minacciati dalla globalizzazione e anche dall'introduzione di parole in inglesi, tipo Jobs Act, Spending Review, Welfare, Privacy, Stepchild? Io penso che la lingua, e la lingua italiana in particolare, è un essere vivente, non è minacciato da niente. Come difendersi allora? Ci dobbiamo difendere valorizzando e ricordandoci le parole. Tullio De Mauro qualche tempo fa, purtroppo è morto, ci ricordava l'analfabetismo funzionale di ritorno. Vuole dire che noi spesso non ci ricordiamo nemmeno, usiamo pochissime parole di italiano, le usiamo in modo funzionale, ma non ci ricordiamo la ricchezza della lingua, delle parole, dell'italiano. Che poi questo italiano sia, come dire, arricchito, scambiato con i dialetti è solo, come dire, un alimento in più, e anche gli anglicismi possono aiutare ad alimentare. Io non avrei tutta questa paura. L'italiano ha una lunghissima tradizione, una lunghissima storia, proseguirà. Il professor forte Luciani è quella più forte di Pria. Esattamente. Alla sono perfettamente anche d'accordo. E del Perugino. Prego, professore. Sono perfettamente d'accordo, quindi sottolineo che oltre all'italiano noi dovremmo curare di più il latino, perché se gli italiani conoscessero il latino non avrebbero problemi con nessun dialetto. L'Italia si interroga sulla sua provenienza. Di dov'è lei, professore? Allora, io sono nato a Ischitella, nel Gargano. Sì. Poi sono vissuto 9 anni in Umbria, quindi concordo. Bene. Ho parlato parecchi dialetti umbri. Poi sono emigrato a Torino e adesso sto felicemente a Roma. Quindi... Lei è l'unità linguistica del paese. Sì. Ci vuol salutare in dialetto tipico di Ischitella? Sì, state per buone. Oh, questo qua, questo si capisce. Grazie. Grazie. Grazie Guido, grazie per essere stato con noi. Antonia Varini dal web.